Dopo l'incontro di qualche settimana fa con il prefetto Giuseppe Castaldo, torna a farsi sentire Paolo Lamesa, il titolare di un istituto di vigilanza privata a cui è stato sottratto, o meglio revocato, il porto d'armi, e non c'è intenzione di restituirlo anche a fronte di una sentenza di una nuova assoluzione per un fatto risalente a diversi anni addietro. Continua quindi a rimanere senza porto d'armi. Il fatto nuovo era stato determinato da una vicenda in cui, per l'attività svolta, si era recato, avendo avvistato dalla centralina di controllo che in un determinato territorio per il quale esercitava la guardiania avveniva un furto, chiama la questura di Siracusa, il 113, cerca di fermare quelli che stanno commettendo il furto, che caricano nell'autovettura, questi lo aggrediscono, lui estrae la pistola e l'aggressione si esaurisce nella fuga, cercano di investirlo con un automezzo, lui si butta per terra, spara un colpo verso la ruota posteriore sinistra dell'autovettura, ma si danno alla fuga. Dopodiché denunciano la mesa per spari in luogo pubblico, esercizio abusivo della attività, e comunque dicono e affermano che la mesa non avrebbe potuto sparare di fronte alle sentenze di assoluzione ripetute nel tempo dai tribunali, dalla Corte d'Appello, ritiene di poter esercitare il divieto ancora una volta, sostenendo che non è nulla modificato rispetto a prima, come se le sentenze dei tribunali, della Corte d'Appello non esistessero più.